Ragazzi, benvenuti al secondo capitolo di Uncharted, Il covo dei ladri. Spero che si senta tutto bene perché io poi bestemmio. E sapete che non mi piace bestemmiare, specialmente in queste situazioni qui. Adesso devo capire un po' la situazione. Cellulare che è impazzito. Ma quando mai è impazzito? Ok, se sì, se fosse possibile vorrei. Va bene. Vedo che il cellulare è stronzo. Chi è che è arrivato in live? Peppa. Aspettate che io non sono ancora pronto. C'ho il cellulare che è andato a puttane. Maledizione. Ok. Sì, è andato alquanto a puttane. Oh! Benvenuti in questo nuovo episodio, in questa nuova live. Oggi faremo il secondo capitolo. Sì, vabbè, però io non posso vedere. Aspetta, invece sì. Secondo me posso riuscire a vedere. So, vediamo un po'. Ok, vediamo un po' la chat. Io devo fare così. Devo guardare la live che devo pubblicarla. Devo darla. Oh. Chi mi sta scrivendo non posso vedere. Niente. Ok. 1, 2, 3, 4. Ok, andiamo a loro. Ok. Perfetto. L'audio sicuro si sente bene. Dopo. Iniziamo. Opzioni. Audio. Volumi. Oh, bene. Praticamente è tenuto quello che io ho fatto nella. Ok, perfetto. Perfetto, non c'è niente, ok, perfetto. Ok. Perfetto. Iniziamo. Allora, chi mi ha scritto, non ho potuto, mi dispiace a tutti. Vedere la cosa. Ok, allora. Scusatemi, ma ho sempre avuto problemi di questo tipo. Ok, perfetto. Eccoti. Ciao Mattias. Ok. No. Speedrun continua, non l'ho capita cosa vuol dire, però vabbè. Facciamo facile. Come nell'altro. Eh sì, qui adesso sta facendo il salvataggio. Perfetto. Andiamo. Ho visto un messaggio ma non so di chi era. Ok.
comunque. Che la live da 5 minuti, Marco Polo sul letto nuovo, sì. Le solite cose. E rieccoci. Eh sì. Il mio sangue, Ma sì. molto, molto sangue. E iniziamo tra l'inquinamento e il martello. Iniziamo veramente, ma veramente bene. Ah, sì, di là, scusami. Dai, 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 dai. Dai, 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 su, su. Minchia, come è distrutto adesso, poverino. Non ce la fa. È sempre una bella emozione. Ok, aspettate un momento. No, ti prego. Vai, 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 ce la fai, ce la fai, ce la fai, ce la fai. E niente. Ok, via, perfetto. Forza. Dai, 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 dai. Ci sei quasi. Ci sei. Meno male, mica mi sono pigliato un colpo. Dai, dai, su, su. Dai, su. Ecco. Madonna mia, non mi ricordo più un cazzo di sto gioco. Dai, 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 dai. Sei. Dai, 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 via, via, bravo. Ok. Dai, 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 ce l'hai fatta, ce l'hai fatta, ce l'hai fatta. Ok. Dai, 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 perfetto, bravo. Dai, dai, dai. Bravo, 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 salta. Perfetto. Dai, dai, dai. Che bello che si muovono i capelli. Bravo. Ok. Finalmente. Ok, andiamo indietro. Offrimi da bere, marinaio. A che punto della storia Ehi, sei? sì. Inizio. Ehi. Ma che L'inizio del diavolo ci gioco. fai qui? Ti Io ero cercavo, ma finito il primo forse capitolo, avevi ora bisogno tocca di il qualcuno. secondo. Forse tutte e due. Vieni.
Ho un lavoretto per noi. È vero? Un cliente è pronto a sganciare un mucchio di soldi se gli procuriamo un certo oggetto. Sono tutto orecchie. Beh, non so se ti piacerà. Bana, sei fuori di testa. Già, ma ascolta un secondo. Flynn, conosciamo entrambi i due che sono rimasti uccisi durante un colpo in quel posto. E uno che ce l'ha fatta, no? Sì, per poco. Non posso farcela senza di te. Tu sei l'unico che ci è riuscito e sai meglio di chiunque altro che è un lavoro per due. No. Eh sì. No, tre, lo sai. Giusto. Parli del diavolo ed eccola che arriva. Chloe Fraser. Nate, Nathan Drake. Drake. Ciao, Harry. Chloe è una delle migliori al volante. Avrà cura di noi. Ben. Allora, qui ho già pianificato tutto. Entriamo dalle fognature. Ottimo inizio. Sbuchiamo nel cortile, da lì scaliamo il muro, corriamo sui tetti e ci caliamo nella sala esposizioni. Ed è fatta. E so che vi chiederete il perché di tutto questo. Non io, ma va avanti. Questa? Una lampada. Già. Non vale niente. Non capisco. Nemmeno noi. Ecco perché siamo venuti da te. Beh, è evidente che vi abbia ingaggiato un pazzo, un collezionista. Poi dopo finito il 2 c'è il 3 e dopo il 3 c'è il 4. Quindi diciamo, Mattias, che qua ne abbiamo di da giocarci comunque. Come va il tuo latino duecentesco, amico? Dove l'hai preso? Noleggiato dall'archivio del pazzo. A Trebisonda fummo assaliti dai ladri. Mio padre, Maffeo ed io fummo derubati dei nostri più grandi tesori. È stato scritto da Marco Polo. Sì, fin qui. Anche noi ci eravamo arrivati. Sfortunatamente il resto non ha senso. Aspetta. Affinché non cadesse nelle mani sbagliate, nascosi il mio grande dolore nel posto più improbabile. La luce del Gran Khan custodisce il destino di 13. Vedi? È incomprensibile. Sta parlando della flotta perduta. Sì. Ehi, qualcuno lo spiega anche a me? Marco Polo lascia la Cina con 600 marinai e 14 navi cariche di tesori di Kublai Khan. Giunge in Persia un anno e mezzo dopo, con una sola nave e 18 passeggeri. Ha riportato ogni dettaglio del suo viaggio, ma non ha mai scritto cosa fosse successo a navi ed equipaggio. Così, da qualche parte là fuori, ci sono 13 navi cariche di tesori che aspettano di essere trovate. Già, è questo quello che il vostro cliente cerca. Guardate la lampada. È coperta di scritte mongole. Deve essere un dono di Kublai Khan. La luce del Gran Khan custodisce il destino di 13. Marco Polo nascose qualcosa dentro la lampada. Qualcosa che indica il sito della flotta perduta. E noi ci andremo a pigliarla. Stiamo per fregare quel tizio, giusto? Perfetto. Giustissimo. Ci stai? Vuoi giurarci? Cosa potrebbe andare storto, eh? Tantissime cose, amico mio. Tantissime, ma tantissime cose. Il 3 non l'ho mai giocato, come l'1. Ah, quindi se ci fai rivivere questo. Beh, come inizio non mi sembra male. Ok, vedo già un tesoro lì ed era quello che ho sempre mancato. Dai. Non mi morire qua adesso, dai, su, dai. Ok. Bello. Primo tesoro. Oh fuck. Dai, muoviti. Ok. Vediamo un po'. Ok. Madonna. Ok, ah, finalmente. Un altro tesoro. Grazie. E vabbè, mo. Aspetta. Ah, sì.
No? Come no? Ah, stupido. Vabbè. Ok, si ricarica sempre allo stesso modo. Va bene, ho capito, ho capito, stai tranquillo. Diavolo, è chiusa. Sempre così. Bravo, Natalino mio. Ah, è vero, mi ero dimenticato di una persona. C'era in live, vediamo un po' se verrà. Mi auguro di sì. Vivo! Minchia, oh, deboluccio. Il karma. Madò, come sta ferita che c'ha lui poi. Via. E iniziamo bene. Dai, alzati, alzati. Buonasera. Ebbene, e da qui in poi, ciao. Eccovi tutti qua, meno male. Abbiamo appena cominciato. Ciao. Ok, va bene, tranquillo. Belli come preliminari. Ti spiace dirmi che sta succedendo? Vuoi dire con Flynn? Già, potevi avvertirmi, no? E perdermi la faccia che hai fatto. Comunque, tu non sei certo la persona più facile da trovare. Se si parla di persone facili. Non sarei geloso. Ripeto. Non dimentichiamoci chi ha lasciato chi dopo tutto. Tu non puoi essere geloso. Un momento, Forse ti Chloe. solleva sapere che la mia relazione con Flynn è strettamente professionale. Davvero? Semiprofessionale. Quando ho realizzato a cosa lui puntasse veramente, ho pensato che tu avresti voluto partecipare. E qual è il piano? Come stabilito? Facciamo il colpo. Troviamo le navi e scappiamo col tesoro. Con Flynn? E poi? E poi dividiamo il bottino in tre parti e noi due ci volatilizziamo. Insieme, stavolta. Capisco. Ma per ora non deve sapere di noi. Beh, non sarà contento. Si riprenderà. Fida. Eh sì, certo. E io ripeto, un doppiaggio più brutto che abbia mai sentito di sta donna. La odio e l'hanno ripreso anche nel Legacy. Alzati, porca puttana. Ok. Siamo pigliato un colpo per niente. Oh.
ce la faremo a sopravvivere? No. Infatti già vedo i così pronti. Il pugnale, giusto? Esatto, il pugnale. Ebbene. Allora, sei pronto? Lo farei se avessi una pistola. Non ce n'è bisogno. Una piccola garanzia, nient'altro. Flynn, sono guardie del museo. E conosciamo a memoria il giro che fanno. Rilassati. 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 Ma sei mai stato in una prigione turca? Se ci prendono, ci sbattono dentro e poi buttano la chiave nel cesso. Questo lo capisci, vero? Molto meglio di te. Beh, magari a te piacciono posti del genere, ma a me no. Non possiamo permetterci di sbagliare. Già, e non sbaglieremo. Ci siamo. Se cambiano il giro di ispezione, ci penseremo più in là. Non okay. Possiamo brancolare alla cieca. Io non brancolo, io improvviso. Si dice così? Già, sono un eclettico. Eclettico? Presuntuoso bastardo. Là. Che vi avevo detto? Quel passaggio ci porterà diritti sotto il museo. Niente male. Devi imparare a fidarti di me. Ok, e adesso tocca a me. E ricorda, la torre è l'unica via alla sala della mostra. Ma non ci arriviamo con i riflettori accesi. Lo sappiamo già. Devi aver già tolto la corrente quando arriviamo al secondo cortile. Le luci saranno spente. Il furgone sarà il punto d'incontro. Voi dovete solo portare le vostre chiappe fuori da là in tempo. Ovvio. Ok, basta parlare. Agiamo. Che doppiaggio di merda. Che doppiaggio di Clou. merda. Ci vediamo dall'altra parte. Non vedo l'ora. Sicuro di conoscere la strada? Hai dei dubbi? Concordo con te. Lei c'ha un doppiaggio di merda. Non mi è mai piaciuta la sua voce. Che cazzo sto facendo? Cioè, buh, ha una voce Non ti di piacciono i vero. gismollicci d'acqua melmosa? Sei un po' troia tu, eh? Ah, finalmente un po' di movement realistic. E via. Che cazzo fai? Come ai vecchi tempi, eh? Già, ma a che ti riferisci? Ah, peccato, pensavo che c'era un bel. No, cazzo fai? Infatti dicevo, coglione. Nell'uno mi hai fatto bestemmiare. Qua le cose sono diverse. Giusto? Ehi, aspetta. Qua non va. Da qualche parte abbiamo sbagliato strada. Ehi, scommetti che porta direttamente alla stanza delle caldaie. E da lì penetriamo. Fai casaccio, ok? Come? A caso. Cioè? Dammi una spinta. Dai su, dai su. Eccoci qua. Uno. Grazie. E di niente. Ok. Ci siamo quasi. Pronto? Pronto a tutto. Con quale voce?
Perfetto. Andiamo. Qui perderemo così tante volte che le bestemmie non basteranno per Scusate. la cosa che c'è. Quindi non ci basta. Merda sarà. Però almeno si muove bene. Almeno quello. Tesoro. Una medaglietta, va bene. E dopo poi dovrei chiudere e andare a dormire perché ho appena fatto troppo after. Cos'è? Arriva su e afferra la scala. Dai, tu muoviti. Ok, ma muoviti. Che parkour. Sì. Minchia, ti invidio. Ok, lanciata, è tutta tua. Lo so, vedi, minchia, guarda come salgo io. Sono una scimmia. Tu invece sei Ci siamo. Di qua si arriva al cortile. un coglione. Aspetta, ma quella? No, non serve un Di qui non cazzo. si passa, almeno se ci tieni alla pelle. Ok, da Ok. qualche parte c'è una valvola di spegnimento. Eh sì. È Allora vedi di trovarla. là sopra. Ma stai calmo. Oh Cristo. Sempre rompere i coglioni questo. Non vedo, Sei vai a strano. cercarlo. È un mago. Guarda che. Vabbè, almeno è più realistico di prima e via. E dove sei andato? Ah, ok. Dai. Non so quanto potrà durare sta live, ma se riusciamo ad arrivare come l'altra volta al quinto capitolo va benissimo. Ma dubito, siamo già al secondo. E siamo a 27 Ci deve essere minuti. una porta proprio dietro l'angolo. Noi entriamo da lì. Una volta dentro, attieniti al piano, ok? Non ti Ok. mancava tutto questo? No. Sono qui, no? A me non mi mancava per un cazzo. Controllo se c'è qualcosa di interessante. Niente, ci ho provato. No, c'è qualcosa qui. Eccolo lì. E mica sono stupido, eh. Conosco sto posto. Allora. E questa è la porta? Yes. Chiusa a chiave. Per fortuna sono previdente. Arsenio Lupin era mio nonno, lo sapevi? Aspetta. C'è un allarme. L'ultima volta non c'era. Grande. E adesso? Beh, posso Basta. disattivarlo se troviamo la centralina. Deve essere qui da qualche parte. Sì, basta seguire il filo e lo troviamo. Eccola lì. Mamma mia, quanto sono sveglio oggi. Ed è Passaci. strano comunque. Ok, ci siamo. Grazie Luca. Adesso vediamo le copertine insieme. Questa di. Oh, che fila di là, bellissima. Adoro. Agena, dai un occhio. Sì, ho visto. Quella del 4 mi piace un botto. Mi è piaciuto, infatti ti ho detto adoro. C'è un tesoro qua? Ma quando mai? Ma mi posso abbassare? No, ok. L'ho visto, bellissimo. Ecco la torre. Già, Ah, ora tutto. siamo arrivati solo dal tetto e da qui non si arriva al tetto. Uncharted Dovremmo 1, superare il Drake prossimo cancello Fortune. dopo quel cancello. Beh, andiamo. Aspetta. Ragazzi, aspettate che. Ah, questo mi piace. Uncharted 3, l'inganno di Drake mi piace. Uncharted 2. Il Covo di un ladro carino. Invece l'ultimo Drake Fortune, l'immagine però è di quello del 2.
quindi non è originale, non è quello del primo, però I like it a lot. Ci siamo? Ok, via. Perfetto. Tipo, se io mi buttassi qui per terra, morirei. Circa, tipo. No? No, almeno per quello. Però belle, comunque. Sì, stai tranquillo, ho capito. Ma le Salito? schermate dell'uno Dobbiamo hanno arrivare sotto troppa il balcone. brutta. Ah. Poi possiamo salire sul cancello. Ah, ok, va bene, va benissimo. Come vuoi. Va benissimo così, grazie. Molto bella lo stesso. Non so che è una brutta grafica, ma non stiamo a farci niente. Se la vi. Sali. Ne ha preso uno del 2 che ci ha messo un po' di ghiaccio. Figo. Gece vardiyasında çalışmaktan nefret ediyorum. Haklısın abi. Hiç bir şey olmuyor. Bazen o kadar canım sıkılıyor ki uyanık kalmakta zorluk çekiyorum. Migliorato, dai. Il combattimento è migliorato. Comunque ti ringrazio per le copertine. Bellissime. Guardiano Grazie. zamanı geçti. Yavaş okul. 15 dakikaya kadar bitiyor. Sen nasıl bu aralar? Bizim ettiği bir sessiz. Ok, ci siamo quasi. Io a destra, tu a sinistra. Ok, io a sinistra. Adoro. È quello che aspettavo. Spacca testa. Esatto. Non so che senso aveva questa cosa, però vabbè. Va bene. Sollevarlo e passarci sotto. Minchia, se gli dovrebbe il Non bambino. correre. Porca C'è un puttana. altro allarme. Grandioso. Te ne occupi tu. Che stronzo che sei, però. Ma guardate. Eccola le. Con dei pulsantoni enormi. Peggio della. Boh, non lo so. Dei giochi per bambini. Ok, vai. Dai. Ok, 1, 2, 3. Minchia quanta forza che c'ha Drake, però. Ninna nanna ninna ma. Sto bimbo, chi lo fa? E poi guardi dietro. No? Sì, no? Ok. Dobbiamo attraversare il cortile per arrivare sul tetto. È la volta. Ma stavolta il lavoro sporco lo faccio fare a te. Andata. Piano Verso la fontana. Ok. E c'è anche un tesoro. Ok.
fu il buio. Rieccomi, ciao Ricky. Buonanotte, stellina. Buonanotte, sì. Ok. Oh, mica, ma sto trovando più tesori qui all'inizio gioco. Ninja esperto. È la prima volta comunque, oh. Saranno gli FPS che funzionano. Immagini, che brutta cosa. Ce ne sono ancora, eh. Sono di là. Quelli là, questo gran cazzo. Ce n'è uno di là, aspetta. No. Cazzo. E poi c'è mio padre che urla. Silenzioso come un gatto. E porco Dio, anche voi però. Che cazzo. Ah, merda. Come? Come? Verso la fontana. Come? Come tu mi hai scoperto? Io mi chiedo come cazzo mi hai fatto scoprire. Occhi bionici, esatto. Occhi, solo quello è la cosa. No, merda. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Ok. Mi sembra di giocare ad Uncharted, quindi tipo schiaccio ripetutamente quadrato e quindi ok, allora dai, perfetto e via. Oh 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 oh, guarda guarda, dai dai dai, ti prego, vieni 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 vieni. Che sta facendo quello dietro? Girati. Girati. Ora ci basta solo arrivare a quella finestra. Ok. Ma quello è molto accarezzando. Ah, sì, è morto. È morto accarezzando. Hai visto quanto siamo gentili? Come, scusami? Ah, devo andare di là. Scusami, non lo sapevo. Avete la carezza violenta, esatto. È mia madre praticamente. E adesso? Sembra sia arrivato il momento di giocare il nostro jolly. Che bravo. Pistole, cosa credi? Rilassati, Gandhi. Sono solo pistole tranquillanti, assolutamente non letali. La tua coscienza resterà immacolata. E meno male. Beh, buona idea. Sì, ma glielo potevi già dire dall'inizio. Un'altra cosa. Questi affari hanno gittata corta, dobbiamo avvicinarci di più. Tutto chiaro? So usare una pistola, genio. Bene. Meno male. Però siete con uno che porca puttana ha fatto after, quindi. Che ti dici? Ma come?
Come? Madonna santa. Ok, stendiamo quei ceffi. Ho solo voglia di dormire io, guarda. Basta, non ce la faccio. È peggio di come? È peggio di, non so se aiutatemi. Non ce la faccio. Girati. E vaffanculo. Fanculo sulle palle. Ok. Andiamo su quella passerella. E poi se ci sono premi. Quello è morto veramente male. No, morto. Porco Dio, ma veramente mi devo fare male. Porco Dio, non ho paro i coglioni, ma questi, oh. Sto facendo una cazzo di live e devono per forza rompere i coglioni. Ecco perché voglio andare a vivere da solo. Per avere questa tranquillità. Madonna santa. Mi chiedo ancora perché sto qui con loro. Non ce la fai da solo? Che mi chiedi sempre la mano a me. Ok, per avere delle ruote è bello pesante. No, porco di Dio, ma questi sono urlare, oh. Ok, forse ci siamo. Sì. Una mia amica mi fa. Ma su Twitch ti bannano, ti bloccano se bestemmi. Guarda, è da un mese che bestemmio e nessuno ancora se ne è accorto di niente. Per fortuna uno di noi è previdente. Ah, molto spiritoso. Ok. Sì, vabbè. Sì, vabbè, però come? Scusami, deficiente coglione. Porca Dio. Gesù Giuseppe Maria, ma perché? Ma cosa? Ma perché? Ma allora. Che cos'è che sto sbagliando? È questo? Devo andare di qua? No. Che devo fare? Tu che cazzo rimani lì? Che devo fare? Mi sono distratto per colpa di quei coglioni. Non voglio morire. C'era pure la luce che diceva. Oggi mi indicava la strada, sì. E là di corre! E là di corre! Direi. Madonna, queste inquadrature mi fanno male agli occhi. Di che mi rompe il cazzo? Ah, ok. Ehi! Ok. Ok, vengo. La prossima volta prendo l'ascensore. Vieni. Sì, ma la luce. Oh! No, non posso scrivere per così tante cose così insensate. Ok. Bravo, cucciolo, che vieni. Guida! Aspetta un momento. C'è un tesoro? E invece c'è un tesoro lì. Non so perché, ma. C'è un tesoro, no, non c'è un cazzo. Era solo. No, non c'è un tesoro. Sei sicuri? Ok, non c'è un tesoro. Era solo. Così, perché gli andava gli sviluppatori di mettere sto coso.
Ti prego, salta bene. Bravo, almeno tu che salti. Che bello. Questo si chiama Game Design. E devo passare io ovviamente perché sono io la mente di qua dentro. Sempre così. Ci siamo, ecco la torre. La luce divina che di Ottima osservazione, ancor che ovvia. cala, che indica la strada. E mettiamo un passaggio segreto tanto per. Esatto. Ma lui è già lì. E chi cazzo guarda? C'è Guardare in basso. le vertigini sto uomo. Quanto siamo di live? La puttana, siamo già 1 ora e 20. No, scherzo, 46 Signore, minuti. Provo a non vedere si un po'. vede. Dai, calmati. No, e 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 no. Grazie, 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 Preso. grazie, grazie. Ti prego, ti Sei prego, ti prego, ti prego. incassato, amico. No. Oh. Merda, ci è mancato poco. Vedi di mangiare meno ciambelle, Un ladro con le vertigini. Genio del. Esatto. Mi fa scassare questa cosa. Come fai ad avere le vertigini? E tu? Vabbè, ma anche Nathan comunque nel 3 o nel 4 tipo fa battutine sulle vertigini, se non erro. Vai. Che poi Sulla ha le sedia, vertigini salita. e poi c'è questo. Stai fermo. Mi sono salvato come non so cosa. Mi sono salvato, non so come. Non so come mi sono salvato, minchia, stavo per morire veramente. Ok, via. Ti giuro, per una volta stavo per morire. Sto dietro, come sempre. Ma sì, ma ci mancava. Sali, Cristo. Non mi far bestemmiare come nel primo, che porca puttana mi hai fatto rifare tutta la zona. Amico mio, l'ho buttata. A parte che comunque quando l'abbiamo tirato, sì, vabbè, ma lui fa battute, essendo che era un trapezista prima di fare il lato. Sai che queste cose non le so, io so solamente che da bambino era un landruncolo. Oddio, mi fanno male gli occhi da quanto che non dormo. Bella vista. Vedo anche la tua casa. Muoviamoci. Ah, bella vista veramente. Dai, che ce la facciamo, dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo. Ah no, devo per forza fare così. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ho capite. In testa, perché ci sta. Esatto. Cazzo te ne frega, cretino. C'è lei, cioè la mente del gruppo. Più tette che mente. Magari è la volta buona che dormi da un. Fatti. Cos'è quella luce? No, è un premio. Cazzo era? Ah, ok. Che cazzo ci faceva un orologio lì? Ah, ora, Naughty Dog, spiegamelo. Vuole dormire così. Anche la torre è illuminata. Cosa sta facendo? Non mi faccio del male, c'hai ragione. Vedo. Un'ora, troia di merda. Grande Grande Clo con cazzo. Clo, e poi si chiama Chloe. Oh, a coglioni. Sapete, vabbè, cazzo parlo io. E dai, muoviti. Minchia di ferro sei fatto, che. Guarda pure. Su.
Ok. Via libera. Che culo. Test di ferro è fatto. Robocop, esatto. Prima le signore. Ah, cazzo. Sempre io per primo, non so perché sempre io. Ci siamo. Ah sì, gli dà il coso e poi lo lascia nella merda. Me lo ricordo sta scena. Sei un grande amico comunque. Se non sblocchiamo la teca, quell'affare scatterà appena tocchiamo il vetro. Niente paura, amico. Voilà. Sicuri se quella giusta? C'è solo un modo per scoprirlo. Rompiamo. Scusa, Marco. Ok. Merda. Tonnellate e tonnellate di merda. Tutto qua. Ma non ci serve a niente. Piccola curiosità, tra l'altro hanno trovato dei file che suggeriscono un moveset di Robocop in Mortal Kombat 11. Figo. Dammi il tuo cindino. Credi sia una buona idea qua dentro? Forza. Wow. Vediamo. Le nostre navi furono sospinte dalla marea nella giungla di Giava. Sembra li abbia colpiti uno tsunami. Sì, sulle coste occidentali del Borneo. Questo sì che è utile. Guarda, forse questo monte è il punto di riferimento più vicino alla prova. Se troviamo il monte, troviamo le navi. Già, bel lavoro, amico. Aspetta, c'è altro. Ok, come se l'oceano cercasse di liberarsi del carico tremendo che portavamo da Shambhala. La maledizione di Cintamani. E che significa? Shambhala. Oddio, Flynn. Cosa? Marco Polo trovò Shambhala. Shangri-La. Stai scherzando? Forse incredibile. Ok. Deve essere ancora lì. Foreshadowing. E di nuovo. Ah. Ti seguo subito. E invece scappa e ti lascia da solo. Che diavolo stai facendo? Scusa, amico, ma le nostre strade si dividono. Flynn, il nostro piano. Grazie, amico. No, il tuo piano. Vedi, io ne ho un altro. Gettami la fune, non fare lo stupido. Oh già, certo, sei tu la mente. Però hai sottovalutato un piccolo dettaglio. Giusto, amico? Che vuoi fare ora, spararmi? No, voglio solo toglierti di mezzo per un po'. Merda. Credevi non sapessi nulla delle navi sin dall'inizio? Anche uno scolaretto lo avrebbe capito. Flynn, ascolta. Rassegnati, genio. Ti ho fregato. Ah ah, non ancora. Voglio dare. Mi chiama Flynn ed è un ladro. Okay, Flynn. Devo andare. Senza rancore, ok? Senza rancore, certo. Non ho capito, sai. Flynn. Oh fuck. E mo? No, non può fare un cazzo. Ok, di qua. No, 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 no. Ok, ora sono fottuto. No, no. E ciao. Calma, calma. Pensa, Nate, pensa. Sì, ci siamo. Sì, di qua, di qua. Ok, si è buggato. Ok, usa la testa, Nate, usa la testa. Come diavolo faccio uscire da qui? Oh. Devo arrivare alla scala. La scala? Ah, quella. Tanto sei nella merda lo stesso, quindi. Addio, idioti.
sottovalutato un piccolo dettaglio, vero amico? 3 mesi più tardi. Ammettilo, Genio, sei stato fregato. Ah, davvero? Ehi, ehi, ehi! Idiota, stai rovinando lo spettacolo. Oh, che peccato. Sally! Non posso lasciarti solo un minuto? Oh, Sally, è bello vederti. Come va, amico? Sto proprio una meraviglia. Dunque, dovevo ungere qualche ruota. Ho usato il resto dei tuoi soldi e un po' dei miei, ma... Ehi, ma... Come puzzi! Sì, ma mai come il tuo sigaro. Ah. Come mi hai trovato? Beh, una tua amica si è rivolta a me. Puttana! Ciao, Nate. Oh, no, no. Un minuto. Sarà fuori, chiudi la porta, sarà più sicuro. Aspetta un minuto, ti ho detto. Ascolta. È la parte più bella della mia. No, chiudi la porta. Mettiti dentro e chiudi la porta. Santo cielo. Oh no, non è così male. Guarda, ho una tazza tutta per me. Nell'ultima cella ne usavamo una in 8. Aspetta, guarda che ho molto. Ma se tu e Flynn non mi aveste fregato come avete fatto, io non sarei stato qui a marcire in questo buco per 3 mesi. Quindi scusami se adesso. Se non volo tra le tue braccia. Io non c'entro affatto. Certo. Te l'ho detto, non mi vuole ascoltare. Basta, Nate, hanno trovato le navi. Del Borner? Sì. E la pietra cintamani? E tu cosa ne sai? Credevi davvero che Flynn potesse cavarsela da solo? D'accordo, hai ragione. No, loro non l'hanno ancora trovata. Chi sono loro? Flynn e il suo cliente, Lazarevic. Hai presente lo svitato? Hanno lavorato insieme tutto il tempo. E va bene. Se non hanno trovato la pietra, allora c'è ancora tempo. Devi portarci al luogo degli scavi. E gli freghiamo il tesoro proprio sotto il naso. Non se ne accorgeranno. Sì, la mia vendetta è dolce. Guarda, la chiamano la gemma dei desideri. È un oggetto sacro. Come un santo graal buddista? Esatto. Grazie. Sally, senti un po' qui. Nel regno di Shambhala si trova la cosa più preziosa che esiste in tutto il mondo. Un perfetto zaffiro grezzo di un intenso così grande che un uomo non riuscirebbe a cingerlo con le braccia. Oh, deve proprio valere milioni. Centinaia di milioni. E ce ne sono altri così. Molti altri. Lazarevic ci ha pagato un sacco di soldi per i diari di Marco Polo. Sono anni che dà la caccia alla pietra cintamani. L'anello di Flynn di Dark Souls, è vero? Non l'ho capito, io subito. Posso trovare quella pietra. Non correre, cowboy. Non è così facile come sembra. Le carte sono nella sua tenda e la sua tenda è al centro dell'accampamento. È una specie di area militarizzata. Ci sono soldati ovunque. Bene. Ma è per questo che ci serve un infiltrato. Qualcuno di cui si fidano. Ok, ho capito dove vuoi arrivare. È solo per distrarla. Dammi 5 minuti in quella tenda, è il tempo che ci vorrà. Davvero 5 minuti? Oh, perfetto, non toglierò. Dovrei arrivare al terzo. Questo dovrebbe essere il terzo capitolo. Stavo pensando a un'esplosione. Sì, anche. Si può fare. Ci stai? Oh, certo che sì. Io ci stavo già prima di te. Potrebbe. Potrebbe, Ricky. Potrebbe. Chloe, ci ricevi? Forte e chiaro. Ci siamo quasi. Comunque sono in hype, fra manca praticamente una settimana a Final Fantasy, vero? Cazzo, non ho visto che episodio ero arrivato. Merda. Deficiente pure io. Ok. Ok, vediamo un po'. Borneo, ok, capitolo 3. Eccola. Vi ho lasciato anche il detonatore. Eccoci qua. Bene, bene. La prima è innescata. Non toccare il pulsante. Questo? Una volta innescate tutte le cariche, colpite il detonatore e godetevi i botti.
Non capiranno neanche cos'è Bene, bene, bene. Fai attenzione, la Zarevich ha disposto i suoi uomini lungo tutto il perimetro. Ok. Aspetta un momento. Perfetto, via. Questo ha senso. Almeno questo. Che le ambientazioni sono migliori del primo. Attenzione alle pattuglie. Ma sì, tranquillo. Sudo più di una ninfomane in chiesa. Porti spesso ninfomane in chiesa? Perché no? Ma io sono io e tu sei tu, testa di cazzo. Oh, spero di riuscire a giocare bene adesso. Chi è sto figlio di puttana, eh? Ok. Dondolando dovremmo arrivare di là. Già, magari tu. Ok, aspetta, nonnetto. Vedo di trovare un altro modo per salire. Lui, nonnetto chi? Pezzo di merda. Ok. Allora. Ah, aspetta un momento di qui, io poi mi perdo. Ma mi segui veramente? Ma stai fermo. No, ok. È giusto, non devo andare qua. Sì. È la Madonna. Dai, su, mi ricorda qualcuno. Sta scena. Tira i pugni, tira i pugni. Ah, scusami, citazione a qualcosa che non è stato piacevole per qualcuno. Ma è normale. Grazie. Sì, so come si fa. Grazie, pezzettina di troia. Grazie. E via. Ma chi è mo? Oh, calma. Calma. E sangue freddo, calma. Ci vuole calma. E sangue freddo, vaffanculo, vaffanculo. Ok. Dovreste essere nei pressi del primo campo. Sì. Ho messo altre quattro cariche, ma prima di innescarle dovrete assicurarvi di avere campo libero, ok? Of course.
Però mi piacerebbe sapere che la... Speriamo, però mi piacerebbe sapere ogni quanto la squadra rilascia l'episodio successivo. Nio? Cosa c'entra Nio? Cazzo. Oh! Mani in alto! Niente, ci ho provato. Niente. Ok. Cavolo, se sparo bene. E grazie al primo che abbiamo preso experience. È tutta experience. Dov'è? Eccolo. Puttana. No, mi spiace, al desert sì. Con quale voce da froccio me lo dici che sono morto? Ma che cazzo vuoi, figlio di puttana? Ah, puttana, prima che vado giù ce ne vuole. Fatemi cola, traiettene! Dì, vabbè, ma quanti cazzo di messaggi mandate, oh? Ormai gli occhi mi stanno bruciando un casino. Va bene. A mani nude, scusami. Ho detto pure male. Ancora tre cariche da innescare. Aspetta, qui magari c'è un tesoro. Un cazzo. Ecco la seconda. Uno. Ne mancano ancora due. No, ok. Ancora uno e ce ne andiamo. Eccola lì. Perché episodi quando la scena della pietra da spingere hai detto mi sembra un altro gioco, tira i pugni. Ah sì, no, non era Nioh, era Chris Redfield in Resident Evil 5 che per far muovere la pietra tirava spingeva e tirava dei pugni. Però sì, siamo lì anche lì con Nioh. Ok. Vieni, ti do una spinta. Dai, salli. Ok. Forza, bello, salta. Hai un bel culone, Sally. Grazie. Ci siamo.
con tanto di sale che dice grazie, bellissimo. Oh, deve essere stato uno tsunami a portare queste navi così all'interno. Regaliccio, regaluccio. Ma che cazzo? Sembra deserto. Meno male. Ma che cazzo faccio, coglione? Non è di qua? Voglio io? Ok, non è di qua. Scusatemi. Giù. La pompa è ancora rotta. Questo schifo continua a rompersi. Forza, aggiustiamola, così possiamo andarcene. Guarda, non sono armati. Ah ok, ciao Shadow, a domani. Alto là. Oh. D'aiuto non guastava. Beh, te la stai cavando. Ce n'è un altro in arrivo. Sali. Basta sollazzarsi, ragazzo. C'è del lavoro da fare. Tu e i sollazzi, calmatevi. Una curiosità, lo sai che in Uncharted non hai la vita, ma il rosso indica la fortuna di Nathan che se ne va? What? Scommetti che se seguiamo il tubo arriviamo al campo. Segui sempre il tubo. Non ho capito, qual è rosso? Vedo che ancora te lo ricordi, eh? Perfetto. Aspetta, un secondo. Infatti se non ti proiettili non lo colpiscono mai, ma gli passano molto vicino. Se lo colpiscono lui muore. Ah, non lo sapevo. Figo. Quello deve essere Lazarevic. È stato beccato mentre rubava. Figo. Infatti ecco perché la fortuna di Drake è il primo. Il giusto è quando ti colpiscono. Figo. Tu mi tradiresti per questo. No, no, Zora. Posso spiegare? No, non ce n'è bisogno. Circondato da traditori e idioti. Calmati. Yeah, right.
fatte altri pezzi, non ho visto. Guarda, l'ho scoperto ieri vedendo interviste a caso per passare il tempo. Figo. All'inferno. Ok. Ehi, hey, questo Lazarevic non perde tempo, Sully. Dovresti vedere quanta roba. Ha un dossier su ogni spedizione alla ricerca di Shambhala. Fin dal 1600. E i diari di Marco Polo? Eccoli. Hai in fretta, non hai molto tempo. Sì, sì, sì. Il pellegrino meritevole avrà un lasciapassare d'oro per superare gli ostacoli sulla via di Shambhala. Cosa dovrebbe significare? Chiedi a me. Gina, ma con De Moselle come sei messo? Ma con i 2-3 ultimi episodi. E poi ho finito. Ma sinceramente mi fermo perché tanto non ho voglia di fare un cazzo. Forse pensavano che lo tsunami fosse una punizione divina. Sì. Diavolo, Sully, non credo che la pietra cintamani sia qui. Cosa? Senti qua. Avrei preferito subire l'ira di Kublai Khan in persona piuttosto che prendere la pietra cintamani dallo scrigno sacro. Marco Polo non ha mai avuto la pietra. Ma allora di quale carico tremendo parlava? Non lo so. Beh, se la pietra non è qui, che diavolo sta cercando la Zarevic? Shambhala. Qua nel Borneo. È un po' fuori strada, non pensi? Sì, ho visto, ha voglia. Ma me l'avevano già spoilerato in realtà, quella parte. Figa ma inutile, perché comunque alla fine era tutto un piano già del vampiro che si è tagliato già la testa da solo. Però se veramente lo avesse ammazzato, mica che figata. Peccato che nessuno l'ha visto fare queste cose fighe. Dove sono finiti? Dove andresti se arrivasse uno tsunami? Su un'altura. Bingo. Scommetti che l'equipaggio di Marco Polo lo troviamo sulla montagna. Chloe, riesci a raggiungerci? Sto già arrivando. Bene. Oh, Nate, devi uscire da lì. Devi lasciarmi ancora un minuto, Sully. Non ce l'hai un minuto. Sono morti. Oh, merda. Dividetevi. Stai giù, amico, ti copro io. Perfetto. Granate. Fanno sempre comodo. Cazzo, che pare di spoiler a caso. Ma sì, ma non è una spoiler a caso. Me l'ha fatto vedere... Me l'ha fatto vedere un mio... Me l'ha fatto vedere il mio amico che c'era in live lì, Shadow. Tanto a me non mi interessava, non lo stavo guardando neanche. E non mi interessava veramente l'anime, quindi me l'ha fatto vedere e niente. Quindi almeno mi sono... Me la sono goduto sul cellulare l'altro giorno. Mesi fa. Ce n'è altri! Lo so. E quindi niente. Però molto bella da vedere. Grandiosa. Aiuto! Grandiosa. Fare male. Arrivano da destra. Ok. Giù la testa. Oh.
Ma sì, ma chi se ne frega? Ti arrivano addosso. Vedo, vedo. Infatti hai ragione, non c'è neanche un proiettile addosso. Quindi proprio è una praticamente una sua qualità. Che figata. O è il ciondolo che c'ha addosso. Dammi una mano, abbatti la torre. Lasciami vedere. E dov'è sta torre? Prendi questa. Grazie. Potevo farlo anche prima, ma sono stato deficiente. La madosca. Ma quanti cazzo ci sono qua? Eccolo uno. Merda, questo affare è a secco. Mo sei una merda. Adesso è andato. Sali. Ma devo andare di qua? Sali, dove cazzo sei andato? Effettivamente. Non ho visto questa cosa. Ok. Deve essere di qua. Conta che dicono che sia uno degli episodi perfetti della serie. Minchia, sì. Peccato, la sorpresa avrebbe fatto. Sì, lo so, però comunque vederlo già un giorno è stato bellissimo. Comunque. L'abitudine. Aspetta un momento. Affangul. Bello. Bello, il 2 è fatto veramente bene. Poi ci sarà il 3 che è ancora meglio, secondo me. Guardate qua. Ci siamo. Ehi. Sembra che ci siamo. Traditrice. L'ultimo approdo dell'equipaggio di Marco Polo. Andiamo a vedere. Oh,
sarebbe preferibilmente registrarlo. Almeno un migliaio d'anni. Almeno. Non fai luce. Giù per di qua. E meno male. Wow, sembra che abbiamo fatto centro. Ah, qua ci saranno almeno un centinaio di corpi. Guardate i loro. Sali, guarda le pietre, facciamole saltare. Esatto. Devono essersi rifugiati qua durante lo tsunami. Deve esserci qualche indizio qui intorno. Ah! Ehi, forse ho trovato qualcosa. Qui. Ancora resina. L'ho già vista questa. Sally, serve luce. E via. Gli ha tirato un colpo a... Questo è sangue. E dove? Per tutto. È stato un vero massacro. Ok, ah, seguiamo sì. Le macchie di sangue. Vediamo dove ci portano. Ok. E ti sembra la cosa giusta. Si interrompono su questo muro. Già, è strano. Si muove un po'. Sally, dammi una mano. Oh, è di nuovo il momento di spingere. Eh sì. Certo che per essere un gioco vecchiotto l'animazione fa la sua... Ma perché è stato remasterizzato, ovviamente tutto quello che vedi qua è stato... Tracce portano qui. È stato fatto... Ciro col motore grafico. Sarò paranoico, migliorato. Ma ho la netta impressione che si siano uccisi a vicenda. Infatti ogni collector, la collector edition e ogni capitolo... C'è scritto remastered, quindi sì, ci sta come cosa. Infatti il primo, what the fuck, era bellissimo da vedere, però noioso per tante cose, però bellissimo da giocare. Guarda cosa c'è qui. Ma ci sta comunque, perché il primo infatti correva e... Per tutti i diavoli. Che bastardo. Nate, prima o poi mi verrà un infarto. Il pugnale. Wow. Beh, mai visto roba simile. Che cos'è, un tipo d'arma? No, è un curva. Un oggetto rituale del Tibet. Serve a distruggere ostacoli. Sai, quelli spirituali. Oh. Aspetta un po'. Forse è a questo che si riferiva Marco Polo. Non ho idea di cosa stai dicendo. Nel diario c'è scritto... che il cercatore meritevole riceverà un passaporto d'oro per superare gli ostacoli lungo il viaggio per Shambhala. Ah, il primo? Sì, vabbè, normale, il primo è il primo. Molto interessante, ma dove... Tutto molto interessante. Beh, forse questa mappa ce lo dirà. Vediamo. Brava Troia, brava. Tra l'India Maggiore e la provincia del Tibet sorge una distesa di templi di fattura mirabile. Centinaia di guglie dorate disseminate fin dove l'occhio può vedere. Aspetta, io quel posto lo conosco, è in Nepal. Già. E non è più. Il migliore è il 4, poi pari merito il 2 e il 3. Concordo, il 3 devo ancora giocarlo. Infatti il primo è stato, lo conoscevo circa, il 2 lo conosco bene perché ci ho giocato, il 3 no, il 4 ce l'ho qui e lo scaricherò ovviamente quando sono a giocare il 3. Con il passaporto d'oro. Bravo Troia, brava. Oh, bene, ben fatto, bello. Cosa stiamo aspettando? Andiamo via da qui. Bene, a presto. Io non mi fido lo stesso di lei, non mi fido lo stesso di lei, non mi fido lo stesso di lei, non Muoviamoci. Mi fido lo stesso di lei. Finché non mi dà il conto capitolo io non mi
mi fermo. O il quarto, non mi ricordo più cos'era. Io vado a vedere se c'è via libera. Vai, vai. Che troia. Mi dai una mano, Nate? Che troia. Lo sape- che troia veramente. Qui non posso dire niente, qui, se- qui è stronza. Però vabbè, ci sta come cosa. Al ben fatto bello, mi aspettavo gli desse un biscottino. Ma che diavolo? Manina, seguitele. Le scegli col lanternino. Zitto, Sally. Sapevo che eri tu. E tu, Victor, maledizione Sullivan, ti porti ancora dietro questo vecchio sacco di merda. Calmo, Nate. Molto coraggioso per uno che ha passato gli ultimi 3 mesi dietro le sbarre. Meglio che cazzeggiare 3 mesi nella giungla senza alcuna idea. Però ho trovato le navi, no? Non ti troveresti nemmeno il culo senza il GPS. E una mappa. Sono venuti fuori da qui. So che lo fa apposta, però mi sa sul cazzo lo stesso. Tra l'India e il Tibet, un tempio indicherà la via per Shambhala. Flynn, prima della pensione, eh? Dai, non essere così antipatico. Portali dalla Zarevich. Rimpiangerai la prigione, amico. Avanti. Forza, camminare! Ah, merda! Stai bene? Sì, beh, renderà il tutto più credibile. Cercherò di guadagnare un po' di tempo. Claude, devi venire con noi. Bacio. Bacio da troia, perché è una stronza. È una stronza. Lui se la poteva bombare, ma no, ha deciso di stare con Elena Fisher. Perché sì. Dannazione, ci hanno visti. Via, ma via! Va. Ci hanno visti, ma va. Bastardo. Sì, vabbè, come sei qui. Cosa? No, 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 non cadermi. Non cadermi. Grazie per l'avvertimento. E figurati. Quando la smetterai di perdere tempo? Vieni su, dai. Via. Vedo salire pompolare, secondo me. Merda. Ora che facciamo? Beh, mi so che cazzo. Aspetta, ragazzo, sei andato fuori di testa. Ci spezzeremo l'osso del collo. Se ci prendono sarà la Zarevich a farlo. Sono vecchio per queste cose. Dai, coraggio, non ricominciare. Non essere così antipatico. Il porto il li porta verso morte certa. Sally, dobbiamo cavarcela, ok? Ce la facciamo. Ti fai volare, Jenna. Tu vai dalla tua donna in tempo. Ma che cazzo, due profili a caso? Ehi, mi racconterai tutto quando torni. Eccoli! Oh, merda. Andiamo? Prima tu, capo. Ci vediamo, bello. Yeah! Oh! Io non avrei mai fatto un volo del genere perché sarei morto. E merda tua mamma. Ecco, poverino. Ah, cazzo, no, il polso. Il polso. Ah, la mia parte preferita. La mia parte preferita. È stato aiutato dai guerriglieri locali. La città è stata per anni sull'orlo della guerra civile. Gli è bastato buttare un po' di benzina sul fuoco. Ottimo. Già, beh, col caos intorno ha distrutto e disturbato la città cercando il tempio giusto. Sì, sono tutto. Non dirmi che c'è il che cazzo, voglio un posto con questa frase. Scusami, ma che mi vengono così? Sì. Incontriamoci al vecchio mercato. Oh, la schiena. No, non puoi, no, non possiamo. Non possiamo iniziare così. Penso che sia troppo tardi per farlo. No, sono stato meglio. Non tutto ok. Per niente.
Parte 5. Guerriglia urbana. Oh no. Che cazzo. Sì, sì, lo so, lo so, lo so. Sta parte l'ho già vista in una demo, bellissimo. Adoro, adoro. In inglese è più figo da dire. Secondo me hanno scelto un ottimo doppiatore, però... Però buh. Okay. Il vecchio mercato deve essere di qua. È un ottimo doppiatore. Ci azzecca bene con lui. Del gippone, è vero. Ah, questa è la mia parte preferita. L'ho sempre guardata tipo su un trailer. Infatti adesso mi fermo. Tenete gli occhi aperti. Ok. Perfetto, ragazzi. Su chi cazzo? Allora. Io me ne vado adesso, ragazzi. È stato un piacere. Ci vediamo domani, sperando che in 2-3 live, quindi altre 2-3 live, riusciamo a finire il gioco. Grazie a tutti, grazie per lo spec, grazie per tutto. Ci vediamo domani. Notte a tutti.